un fatto estremamente, dal punto di vista politico e giuridico, estremamente positivo. E allora io direi, e concludo così, mi rendo conto che volere distinguere il mio intervento da quello di Franco mi ha costretto a rifugiarmi più sul campo che mi è naturale come professione che sul campo che mi è naturale come politico, ma volevo anche dare elementi diversi. Io direi comunque di voler concludere questo breve intervento dicendo che intanto esprimendo anche pubblicamente la gratitudine al Centro Lanzati e al Romano di Grazia che in questa battaglia ci ha messo la passione, ci ha messo il tempo, ci ha messo tutto senza, voglio dire, alla fine la soddisfazione è la tutta grande, perché guardate che adesso Romano è qui, non è facile ottenere la soddisfazione di poter dire di aver prodotto una legge. Ci sono persone che fanno i parlamentari per 2, 3, 4 mandati, non hanno prodotto una legge. Romano De Grazia non fa parte del Parlamento italiano, ha prodotto una legge, quindi non vorrei che si minimizzasse troppo, perché è una cosa importante quella che è successa. E poi la cosa che è successa è importante, però dei principi. In Italia, che è un'azione dove che vive in questo momento veramente politico estremamente difficoltoso, e comunque grazie alle leggi di iniziativa parlamentare che ho citato, tra cui sicuramente la più significativa rispetto appunto alla capacità di interrompere i rapporti mafia politica e la legge Lanzati, il Parlamento italiano si è schierato dalla parte della politica pulita. Il Parlamento italiano ha sancito il principio che la politica è una cosa e la Ndrangheta è un'altra, ed è un principio fondamentale. Poi spesso credo che avete sentito più volte, per esempio, Nicola Canteri dire che perché usa questa provocazione quando parla con gli studenti che è difficile sconfiggere la mafia. Io ci ho discusso tante volte, discutendo anche così in conversazioni amicali, con lui gli ho contestato il fatto che qualche volta abbiamo anche litigato su questo, perché lui dice così, a me non piace che dica che la mafia, cioè che dica i giovani questo, naturalmente la sua è una provocazione, ma è una provocazione sacrosanta, soprattutto perché la fa una persona che operando in Calabria si rende conto che operando avendo a che fare ogni giorno con la malavita, si rende conto di quanto poco la politica la contrasti questa malavita. Ecco, la parola che ha detto il principio che ha introdotto il Parlamento, il fatto che il Parlamento italiano, che ha limiti enormi in questo momento, abbia sancito questo principio e l'abbia scritto e l'abbia fatto diventare legge, che quando la 'ndrangheta e la politica entrano a fare campagna elettorale insieme, commettono un reato, la 'ndrangheta e la politica, questo principio è un principio che in sé inciderà sul comportamento politico, inciderà sulla cultura politica, inciderà sicuramente, accelererà la riforma dei partiti. Cioè è un principio che ha scardinato quell'atteggiamento, quell'atteggiamento assolutamente, quel conformismo che aveva prodotto fino a questo momento. È una cosa stranissima che succede spesso in Parlamento, che tante cose si dicono ma non diventano mai principi di legge, non si arriva mai a sancirle come principi di legge. Ecco, Romano De Grazia è stato il più fortunato dell'ideatore del disegno di legge anticorruzione, perché noi il disegno di legge Lanzati l'abbiamo fatto diventare una legge dello Stato. Il disegno di legge anticorruzione, che anche quello particolarmente importante e significativo, anche quello dovrebbe diventare legge dello Stato, probabilmente lo diventerà una prossima legislatura.